perché per prendere una ginnasta che cade o comunque aiutare, bei riflessi. Bei riflessi e anche bei muscoli, quello sicuro. E intanto Larissa Iordache, Romania che al momento si trova un po' in difficoltà, anche perché non è riuscita a strappare il pass diretto per le Olimpiadi, ma dovrà andare a Rio ad aprile, e la preolimpica ad aprile è un po' antipatica, perché vorrebbe dire essere in piena forma ad aprile e poi, se ci si qualifica per le Olimpiadi, mantenerla fino a metà luglio. Se e ci sbaglio. Può essere secondo te da aprile fino ad agosto un periodo di mini scarico e poi di ricarico? Proprio poco. Poco, anche perché poi a giugno, la prima settimana di giugno, ci sono gli europei, per i maschi l'ultima di maggio, per le femmine i primi di giugno, e poi a luglio ci sono le Olimpiadi, quindi siamo proprio praticamente arrivati. Aprile per me è un po' in là, però a Rio, visto che prima c'è il carnevale, quindi prima si fa il carnevale e poi si fa, la preolimpica. La preolimpica. Sì, intanto fantastica Larissa alle parallele, grandi evoluzioni. Anche uno Zucara d'uscita stoppato giusto per metterci la ciliegina sulla torta. Il Grand Prix comunque